Allora, buonasera, buonasera, io aspetto qualche secondo in maniera che chi ha piacere si possa collegare. Va bene, allora io do immediatamente la parola a Gianmauro Dell'Olio, che è capogruppo in quinta commissione. Bilancio. Abbiamo anche Agnese, entrambi candidati, tra l'altro, quindi ricordatevi che dobbiamo votare. E niente, è finita adesso la riunione di maggioranza. In realtà non si è fatto commissione congiunta quinta e sesta perché manca il testo scritto, però ci è stato spiegato a voce dal governo qual è la proposta sul superbonus che a questo punto Ce la illustra. spiega Gianmauro. Yes. Allora, semplice, noi abbiamo, come sapete, abbiamo tenuto duro sulla questione superbonus, e tanto che ci hanno addirittura accusati di voler bloccare il decreto aiuti bis, e mentre negli ultimi giorni abbiamo visto che tutti i partiti stavano dicendo sì, stiamo lavorando, sì, dobbiamo risolvere, sì, finalmente dalle parole mai fatti. I fatti sono che in realtà il governo ci ha illustrato una riformulazione del nostro emendamento, il 3306 testo 2, perché noi avevamo fatto un primo emendamento, poi l'abbiamo migliorato secondo noi. Dunque, in questa ipotesi di riformulazione che ci ha presentato il governo, e quindi dobbiamo, io lo dico, la prendiamo con le pinze fino a quando domattina non vedremo il testo, perché ovviamente abbiamo detto che noi non entriamo in commissione se non vediamo il testo. Quindi in questa ipotesi di formulazione si rendono la responsabilità, in solido viene a non essere applicata sempre nei casi di superbonus, anche nei casi per gli altri bonus edilizi a partire da novembre 2021, cioè quando è partito il decreto antifrodi e quindi sostanzialmente asseverazione visto di conformità. È stato applicato anche gli altri bonus, e questa è la parte innovativa, devo dire, rispetto alla nostra proposta, perché tutto questo era quello che avevamo richiesto. E per gli altri bonus edilizi, anche quelli precedenti a quella data, potranno essere resi, cioè non ci sarà la responsabilità in solido se ci si fa rilasciare un'asseverazione ora per allora, cioè adesso c'è un tecnico che deve asseverare e dire che le cose sono, che appunto che esiste quel credito, esiste quel lavoro, quindi quel credito d'imposta è buono. Ovviamente in caso di dolo o colpa grave, la responsabilità in solido non può continuare a restare, perché chiaramente non lo si può eliminare. Quindi di fatto anche i soggetti che hanno effettuato i lavori, che sono i primi soggetti, quelli sono ovviamente sempre comunque responsabili per quello che fanno. Ora, questa misura, che ricordo un emendamento che parte dal collega Fenu, Gianni Girotto, io, che noi abbiamo firmato e abbiamo presentato questi miglioramenti, questa misura, come abbiamo detto, non è risolutiva del problema del superbonus, ma è sicuramente un grande aiuto ed è un passo in avanti perché permetterà alle banche di poter far ripartire questi crediti. Ora, tutto questo, ripeto, ci tengo a ripeterlo, fin quando non vedremo domani mattina il testo del governo, lo prendiamo con le pinze. Ecco, non credo che ci sia molto altro da dire, perché Aspettiamo il aspettiamo. nero su bianco, perché appunto questo ci è stato detto a voce, sicuramente sarà così, perché il sottosegretario sicuramente non è persona da dire una cosa per l'altra. Questo è quello che con la forza che abbiamo come all'interno di questa maggioranza ormai completamente saltata, questo è quello che si può ottenere. Certo, vorremmo le proroghe, vorremmo tante altre cose, però questo è quello che si riesce a ottenere. Qui bisogna. È un buon punto di partenza, Sì, considerando che no, per 8-9 mesi non hanno voluto far nulla. è un passo in avanti, un passo in avanti, ma ricordo sempre a tutti che qui funziona come su un condominio, cioè ci vuole, passa la norma che la maggioranza decide di far passare, no? Non quella che per forza è più giusta. Se il 70% non è favorevole alla tua proposta, la tua proposta non passa, anche se tu conti il 30, anche se in realtà non contiamo più il 30. Quindi questa è la situazione. Domani mattina avremo il nero su bianco,
avremo la carta. Alle 9 c'è la commissione. Alle 9 c'è la commissione, avremo il testo definitivo e lì potremo avere certezza di quello che abbiamo raccontato finora. Se volete di più, dovete rompere le scatole a tutti i partiti, a tutti i partiti. Per i prossimi 15 giorni, anche se questa ormai è l'ultima cosa che possiamo votare, e poi dalla prossima legislatura. E naturalmente, se non vi soddisfa questo, ecco, sapete chi ha cercato fino all'ultimo di sbloccare tutto lo sbloccabile e non voleva assolutamente che le cose andassero così, quindi sapete chi votare il 25 settembre. Noi siamo qua, che ci stiamo provando fino all'ultimo. Quindi grazie. Buonanotte a tutti, a domani. Ci aggiorniamo domani. A domani. Ciao.